Il precedente video di unboxing è stato un po' una prova, ammetto, per testare, diciamo, il format e altri piccoli particolari. Questa volta però vorrei provare a fare un video ancora di unboxing, credo, e spero possa risultare un pochino più interessante perché per la prima volta ho provato ad acquistare delle birre da un beer shop straniero. E quindi appunto vorrei vedere come sono arrivate perché non ho mai acquistato niente online dall'estero, sempre da beer shop italiani, quindi appunto volevo testare questo beer shop. In particolare il beer shop in questione si chiama Belgium in a Box, è da diversi mesi che vedo la pubblicità appunto di questo negozio su diversi social. Ho visto recentemente che c'era una promozione su, piccolo spoiler, alcune birre di Mortsubit, un produttore belga appunto di Lambic, e quindi ho provato a fare questo acquisto. Siccome l'acquisto delle bottiglie non raggiungeva l'ordine minimo, ho inserito anche un bicchiere così da testare le condizioni di spedizione e vedere se il bicchiere è arrivato intatto oppure no. Quindi adesso cambio lente e filmerò appunto questo nuovo unboxing dalla scatola che vedete qui in fianco a me. Ok, ecco qui il cartone che mi è arrivato. Innanzitutto partiamo dalla confezione esterna. Apprezzo il fatto che ci sia riportata la scritta fragile e maneggiare con cura, anche se ho sempre alcuni dubbi sul fatto che poi queste indicazioni vengano effettivamente rispettate da chi si occupa della consegna. Detto ciò, visto che vorrei valutare un po' tutti gli aspetti di questo primo acquisto, beh, lo scatolone è sicuramente in ottime condizioni, è stato impacchettato bene secondo me, il logo del corriere che ha fatto il trasporto qui in Italia, ma appunto è conservato perfettamente, quindi mi fa ben sperare che anche la vetreria poi all'interno sia in ottimo stato. Passiamo quindi all'apertura. Innanzitutto non lo inclino completamente perché avendo le bottiglie all'interno non vorrei rovesciarle, ma ci tenevo a far vedere che all'interno c'è del polistirolo sulla parte superiore. Cominciamo con questo, un po' di bigliettini da visita, appunto come vi dicevo il beer shop si chiama Belgium in a Box. E c'è scritto qui ovviamente il biggest, cioè più grande beer shop online. Viene da Anversa questo pacco e ci sono appunto un po' di informazioni, l'indirizzo appunto ad Anversa, eccetera, eccetera. C'è questa che credo sia dal retro una calamita da frigorifero. La metterò insieme alle calamite dei Pokémon che ho sul frigorifero. E vediamo l'ordine. Allora, ok, copriamo un attimo il destinatario. Come dicevo, vediamo se si legge. No, non si legge. Forse così. In ogni caso, appunto, ho acquistato questa promozione, 25 euro, era un pack di 5 bottiglie del produttore appunto Morsubit. Con in omaggio il loro bicchiere. Siccome però non raggiungevo con i 25 euro il minimo di spesa per le spedizioni, proprio per fare la consegna, non per non pagare le spedizioni, ma proprio per poter fare la consegna, allora appunto ho provato ad aggiungere un bicchiere e ho aggiunto un bicchiere da 33
di Rochefort, il cui prezzo è di 8 euro, quindi 25 euro più 8 euro di spedizione. Ecco, questa cosa è da precisare. Mi hanno fatto pagare 2,27 euro di tassa per il pagamento con PayPal. La cosa mi ha un po' sorpreso perché solitamente è gratuito, invece questo qua 2,27 euro, insomma, non è poco su un acquisto di 30 euro. E bisogna comunque sommare, cosa molto importante, i costi di spedizione che non sono assolutamente bassi. È vero che arriva da Anversa, è vero che è a quanto pare impacchettato molto bene, ma insomma sono 17,50 euro i costi di spedizione. Insomma, c'è da tenere presente anche questa cosa qui. Con un ordine basso, diciamo il minimo possibile, i costi di spedizione sono quindi di 17,50 euro. Vediamo quindi il contenuto. Come dicevo, parecchio polistirolo. Questa è la prima bottiglia. Molto interessante, sono a quanto pare impacchettate una a una le bottiglie. Questo forse parzialmente giustifica 17 euro di spedizione. Ecco, la prima bottiglia è una Creek. Beh, sì, il pacchetto effettivamente sembra molto solido e sicuramente in grado di resistere a viaggi anche potenzialmente più lunghi di Anversa Milano. Le bottiglie sono sdraiate, a questo punto mi chiedo cosa servisse l'adesivo mantenere in verticale, visto che sono tutte sdraiate. Un po' di carta per tenere gli spazi. Ok, al momento appunto queste sono le bottiglie acquistate, come dicevo sono 5 bottiglie del produttore di Lambic Morsubit, sono diversi tipi di Lambic, appunto il primo, questo qui alla mia destra è una Creek, poi abbiamo una Eötgöz, quindi una Göz invecchiata, una Göz probabilmente più giovane, visto che manca appunto il prefisso Eötgöz. Un Oetkrik, quindi una Krik anche in questo caso più vecchia rispetto a questa che sicuramente sarà più giovane, e qui un Oetkrik Lambic con questa carta in limited edition. Poi magari quando farò la degustazione potremo parlare delle singole bottiglie. Appunto dicevo, oltre alle bottiglie il pack comprendeva sempre di Morsubit un bicchiere e ho aggiunto un bicchiere invece di Rochefort. Vediamo all'interno. Ok, all'interno c'è questo piccolo pacchetto. Sposto la scatola, che in questo momento è vuota. Resta sul fondo della scatola uno strato ancora di polistirolo. Quindi sicuramente non possiamo lamentarci del packaging.
Beh, anche in questo caso il packaging è sempre molto molto curato. Allora, questo è il primo bicchiere, quello appunto incluso nella promozione che indicavo prima delle 5 bottiglie. Beh, il bicchiere è un bicchiere abbastanza semplice, è una sorta di tumbler quadrato in questo caso, 25 cl è indicata, c'è la tacca come appunto previsto per il servizio. E niente, c'è il logo appunto di Mollsud, l'anno di fondazione. Tra l'altro l'anno di fondazione è il 1686, interessante anche, sempre per ricordarci, insomma, da quanto tempo questi brand più o meno con continuità comunque producono birra nel mondo. Vediamo l'altro bicchiere. Questo bicchiere era conservato sicuramente, impacchettato sicuramente molto molto bene. Questa è una coppa trappista, la classica forma sempre con uno stelo molto lungo, ricorda ovviamente sia in parte Orval, ricorda ovviamente Westvleteren, insomma tutte le coppe trappiste hanno più o meno questa forma, in questo caso c'è il logo di Rochefort. Tirando un po' le somme, allora sicuramente sono contento del risultato, nel senso che i prodotti sono conservati perfettamente, anche banalmente le bottiglie con la carta che sono sempre molto delicate perché la macchina che wrappa appunto la carta intorno alle bottiglie le fa in un certo modo e appena le tocchi per esperienza so che si rovinano, non aderisce più perfettamente, in questo caso appunto invece no. Il trasporto è stato ottimo, si sono conservate ma perfettamente, devo dire, anche i bicchieri avevano abbondante plastica attorno a questo mille bolle per tenerli ovviamente nel migliore dei modi. Il prezzo quindi a questo punto, ma sì, probabilmente quei 17,50 € che mi sembravano un po' elevati, sono giustificati da un packaging effettivamente molto 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 curato. Quello che sto pensando adesso è forse, non lo so, potrebbe essere eccessivamente curato il packaging, cioè ho qui in fianco la scatola dove c'erano le bottiglie, è praticamente piena solo di plastica in questo momento. E non vorrei essere sgridato appunto da Greta o i suoi seguaci per tutta questa plastica che mi è costato portare qui queste bottiglie. Però appunto sicuramente possiamo star sicuri che arrivano perfettamente. Ci sarebbe poi ovviamente da capire se le bottiglie sono state trattate bene durante il trasporto, prima e dopo, e quindi principalmente non hanno subito sbalzi di calore e soprattutto di luce. Non sono però le birre adatte queste per fare questo tipo di confronto, perché al di là del fatto che non ho un giudizio di paragone, quindi per controllare una birra trasportata correttamente con una no, in generale questi prodotti, le fermentazioni acide, hanno spesso tutta una serie di sottoprodotti di fermentazione che possono essere ricondotti quindi alla fermentazione spontanea e non alla presenza di cosiddetti off flavor. Quindi non è la birra esatta per vedere
se il trasporto è avvenuto alla temperatura corretta oppure no. Detto ciò, sono però abbastanza contento, devo dire, sia della promozione appunto delle bottiglie di Morsubit, sia appunto del trasporto. E niente, credo che potrei già prossimamente fare una degustazione con una di queste. Adesso vedo un attimo cos'è che avevo già pensato di fare. Se però avete qualche preferenza su queste bottiglie, fatemelo sapere, perché non credo di fare un video per ciascuna di queste. Un po' perché alcuni stili sono simili, un po' perché di Ghost c'è già qualcosa sul canale. Poi ditemi voi quale preferireste tra queste, magari. E fatemi sapere anche se avete già fatto acquisti da qualche beer shop non italiano online e come vi siete trovati appunto con la spedizione, la consegna, appunto i prezzi e tutto il resto. Niente, direi che il video può concludersi qua, anche se non ho niente, prenderò questo bicchiere per il saluto finale. Skol!